se una mattina dei paracadutisti militari prendessero d'assalto la città dove vivete, la occupassero ed instaurassero una dittatura di stampo sovietico? Voi cosa fareste? Questo è il folgorante incipit del cult movie anni 80 Red Dawn, Alba Rossa, uno dei film simbolo degli 80s, anni in cui la guerra fredda faceva tremare i polsi e si era sempre ad un passo dalla terza guerra mondiale. Con l'invasione russa in Ucraina, il potente film di John Milius del 1984 diventa di scottante attualità e torna prepotentemente in voga. Il film è ambientato in un ipotetico 1989 in cui l'Unione Sovietica è cresciuta militarmente con i suoi alleati centroamericani, Cuba e Nicaragua, ma registra la peggiore carestia degli ultimi 55 anni e ha così bisogno di rifornirsi altrove. In Europa, i paesi NATO hanno sciolto il patto e abbandonato così a se stessi gli Stati Uniti. A Calumet, cittadina del Colorado, dei paracadutisti militari toccano il suolo, sparando contro gli studenti e la cittadina. Jed, benzinaio 25enne interpretato dal compianto Patrick Swayze, raccoglie sul suo camioncino il fratello minore Matt e i suoi compagni di scuola. I ragazzi scappano nella strada provinciale, venendo riforniti di cibo ed armi dal padre di uno dei ragazzi, il quale li esorta a nascondersi tra le montagne. Inizia così la resistenza dei ragazzi, battezzatosi Wolverine dal nome della squadra di football della propria scuola. Giovani studenti si trovano per la fatalità del destino ad improvvisarsi partigiani. La storia che pone di fronte a sé il bivio se arrendersi o resistere e combattere a costo della propria vita. Il film alla sua uscita suscitò roventi polemiche. Milius venne accusato di essere un guerrafondaio e la pellicola venne etichettata come una americanata senza alcuna possibile fondamento di verità. A distanza di quasi 40 anni, possiamo invece dire che la parabola distopica di Milius è oggi più che mai potente ed il conflitto USA-Unione Sovietica è tutt'altro che datato. Il Guinness dei primati considerò Alba Rossa il più violento film dell'anno, avvalendosi forse delle cifre riportate dalla National Coalition of Television Violence, che registrò 134 atti di violenza in un'ora o anche 2,23 al minuto del film. Milius è il regista del meraviglioso Un weekend a Leoni, film tutt'altro che militarista, e non mancano infatti in Alba Rossa momenti di riflessione sul senso della guerra e sullo straziante senso di perdita perpetuo che la guerra porta con sé. Non vi è una esaltazione della guerra in Alba Rossa, casomai vi viene narrata la resilienza da parte di un gruppo di persone che decide di non arrendersi ad un presente e ad un futuro senza libertà. Il film è una potente riflessione sulla morte, sulla fratellanza, sul senso di appartenenza ad una nazione e ad un ideale. Cosa si è disposti a perdere pur di conservare la propria identità e la propria storia? Nell'epica di Milius i vincitori pagano con il prezzo più alto la propria battaglia. Non vi è retorica, ma l'amara consapevolezza che nessuno esce illeso da una guerra, anche se ha la fortuna e l'abilità di sopravvivere. Teso, angosciante, avvincente, Alba Rossa merita il suo status di cult ed il pallido ed insipido remake del 2008 davvero non ha alcun valore di fronte al capolavoro di Milius del 1984. Il consiglio di non solo cult è di recuperare la visione di questo film per riflettere sulle scelte che la guerra ci pone davanti.